Do il buongiorno a Valerio Rossi Albertini del CNR. E inauguriamo con te, poi in realtà sei un volto conosciuto dagli spettatori di Uno Mattina, ma inauguriamo oggi la rubrica della scienza, diciamo, spiegata ai bambini, possiamo chiamarla così? Ma spiegata a tutti quanti, direi, perché sono questioni che riguardano la vita di tutti i giorni, la comprensione delle tecnologie che usiamo pur non avendone spesso una profonda consapevolezza, e poi anche degli argomenti di cronaca che vengono guardati con gli occhi della scienza. Bello, posso chiederti, questo pesce di plastica, questa stampante, vuoi iniziare a spiegarci che cosa lega il tutto? Infatti è proprio questa, una specie di teaser, di provocazione. Che cosa hanno in comune un pesciolino e la stampante a getto d'inchiostro? Perché questa qui è a getto d'inchiostro. Allora, il pesce in questione è un caso tipico di biomimetica. La biomimetica è la scienza che imita la natura. Bio nel senso di vita, di specie viventi, e mimetica, esattamente, imitazione. Okay. Allora, che cosa fa questo pesciolino? Questo è un pesciolino che si chiama pesce arciere ed ha delle caratteristiche straordinarie. Anziché inseguire la preda e predarla appunto con la forza oppure seguendone la scia odorosa, lui caccia con un getto di acqua, uno sputo, cioè possiamo lui, dire. Lui sta fermo. Lui sta fermo sotto il pelo dell'acqua e quello che fa, posso farlo vedere qui, lui riempie la bocca di acqua e fa degli schizzi in questa maniera. Ora però che cosa succede? Che questo genere di schizzo non sarebbe di per sé stesso sufficiente per riuscire a colpire l'insetto che lui vuole catturare. Questo è un pesce che sta nelle foreste di mangrovie nel sud-est asiatico, si mette sotto la superficie dell'acqua e manda questo getto per colpire gli insetti che si posano sui rami che insistono sopra lo specchio d'acqua. Okay. Allora però per risolvere il problema, come fa un pesce del genere a colpire il suo bersaglio? Sappiamo che deve risolvere tre questioni fondamentali. La prima è questa: siccome lui sta sotto l'acqua, guardiamo che cosa succede. Metto a favore di telecamera, ecco qua, si vede molto chiaramente che c'è l'effetto ramo spezzato. Certo, cioè, se uno guarda il prolungamento della bacchetta, che noi sappiamo essere tutta quanta diritta, che sta, il prolungamento della parte che sta sott'acqua, va a finire in un'altra posizione. Quindi se il pesce si fidasse della sua vista, non colpirebbe la punta della stecca in corrispondenza del quale c'è l'insetto, ma il pesce arciere non si fida ma di se stesso. Ma il pesce arciere non si fida, ma soprattutto conosce quali sono le modalità giuste per riuscire a sputare, a mandare uno schizzo d'acqua per colpire. Questa è la prima delle sue abilità. Okay. Una seconda, la correzione ottica. La correzione ottica. Okay. Lui è un esperto di ottica, di visione. La seconda abilità la vediamo così, con questa palla. No, tranquilla. Allora, cosa succede? Si chiama pesce arciere. Ogni buon arciere sa che se vuole colpire un bersaglio di fronte a sé, non deve mirare in linea retta, ma deve fare una parabola curva. Perché? Facciamo l'esempio con questa pallina. Se io la voglio lanciare all'altezza delle tue mani, sto per lanciare, ma molto piano. Non posso mandarla in linea retta, perché la pallina fa una curva, una parabola, diciamo. Ecco qua, è arrivata all'altezza delle tue mani, ma ha fatto una curva. Così anche il getto di acqua del pesce arciere fa una curva, il pesce arciere lo sa. Il pallonetto, diciamo. Un pallonetto, bravissimo. E con termine calcistico potremmo chiamarlo così. Quindi sa anche la forza di gravità e sa di balistica, sa come compensare la traiettoria curva dei suoi colpi. Quante ne sa questo pesce arciere? Ma ancora, la cosa più interessante, non l'abbiamo detta, ed è questa. Vediamo un attimo che cosa succede solitamente. Quando abbiamo prendiamo qua una pompa ad acqua, faccio uno schizzo, vedi come tranquilli che non arriva molto lontano. E che cosa ha fatto? Questo schizzo è stato tutto gli autori e i cameraman hanno paura di te. Avevo avvisato di questo effetto. E questo schizzo, hai visto che è stato tutto quanto unito e avremmo potuto bagnare la telecamera, ma certo non colpirla violentemente. E invece il pesce arciere sa che lui deve colpire violentemente l'insetto per tramortirlo e farlo cadere in acqua. Allora che cosa fai? Immaginiamo, come se fosse un proiettile l'acqua. Bravo, per il pesce un proiettile liquido. Allora, guardiamo come fa in realtà. Ammettiamo che questo sia il getto di acqua del pesce arciere che deve colpire l'insetto. Se lui emettesse il getto
in maniera analoga a quella che ho fatto io con la pompetta, ecco qua, il getto andrebbe e colpirebbe, ma vedi che non è un getto compatto, è tutto quanto allargato. Immaginati che questo sia il liquido del pesce arciere. Vediamo invece la modalità che usa lui. Lui emette prima più lentamente il getto e poi sempre più velocemente, in maniera tale che la coda del getto raggiunga la testa e quando è in corrispondenza dell'insetto è una specie di proiettile d'acqua. Vedete com'è compatto adesso? Perché lui all'inizio l'ha sparato piano e poi sempre più velocemente. Compattato. E questa è proprio la caratteristica della stampante a getto d'inchiostro. Stavo giusto per chiedere questo. La stampante a getto d'inchiostro è fatta così. Guardiamo com'è fatta dentro. C'è un carrello e spruzza dell'inchiostro. Ma se lo spruzzasse in maniera normale, come la pompetta che ho fatto vedere prima, l'inchiostro si spanderebbe sulla carta. E invece adesso facciamo vedere, per concludere, in qual è la modalità della stampante a getto d'inchiostro che ricorda da vicino il modo... momento della lavagnetta? Esatto, non è una lavagnetta, questo è un bersaglio. Vieni, attenzione che... Questo è uno Scottex da cucina. Esattamente. Questo è il nostro bersaglio. Immaginiamo che sia la superficie del foglio su cui vogliamo stampare un disegno con la stampante a getto d'inchiostro. Scansati un pochino perché... Sì, no, perché ho la camicia bianca. Io mi metto dietro di te perché... Allora, il pesce arciere dà un colpo netto. Così. Vedete? È piccola la macchia che fa. Se invece avesse mandato uno schizzo, come ho fatto prima con la pompa, sarebbe stata una cosa di questo genere. Si sarebbe espansa, si sarebbe sbrodolata, potremmo dire, in gergo. E allora qual è la conclusione? Che il pesce arciere insegna alla stampante a getto d'inchiostro e ai progettisti della stampante che non bisogna mandare un getto uniforme, ma bisogna mandare un getto modulato. Modulato ma mirato. Modulato, mirato, in cui la testa del getto d'inchiostro viaggi più lentamente della coda, in maniera tale che si compatti e la risoluzione sia massima dei disegni. Grazie Valerio Rossi Albertini per averci fatto scoprire queste cose importanti sul pesce arciere e sulle nostre stampanti. È il momento del meteo.